a tutti, io sono Alessio Forgione e ho scritto questo libro qui che si intitola Giovanissimi, pubblicato da NN Editore e che è nella Dozzina dello Strega. Il primo libro che ho scritto si chiama Napoli Mon Amour. Non è passato tanto tempo, ma sembrano passati dei secoli. Quel che ricordo del mio esordio è che in realtà era un periodo in cui non avevo veramente nient'altro da fare oltre che scrivere, scrivevo e lo facevo nella maniera più forse tranquilla, ma non, cioè, sicuramente non ero tranquillo mentre lo facevo, però ero molto, come dire, concentrato su quel che stavo facendo, anche perché essendo la prima volta uno non è veramente molto sicuro di dove va a mettere le mani e quindi è molto concentrato sul non mettere le mani nel posto sbagliato. Quindi, boh, io lo scrivevo sperando di riuscire a finirlo. Una volta finito speravo di vederlo pubblicato e una volta pubblicato speravo che qualcuno lo leggesse. In effetti uno scrive, ma più che scrivere è sperare, sperare che qualcosa stia accadendo, anche perché si passa un bel po' di tempo senza conferme o risposte, si sta scommettendo su se stessi e non è così tanto plausibile una vittoria. I miei ricordi legati a Napoli Mon Amour sono tutti quanti di stupore, cioè non avevo minimamente, cioè non sapevo proprio di che cosa si trattava. Far libri, cioè pensavo, boh, una volta che l'hai scritto e l'hai pubblicato e sta in una libreria, morta lì, è finita. E so che dicendo questa cosa qua sembro un ingenuo, ma nella mia vita ero stato solo a una presentazione, prima di una mia presentazione, quindi veramente non sapevo di cosa proprio si trattava. E quel periodo lì poi vivevo a Londra, sono stato a Londra per più o meno 3 anni. E ho finito di scrivere Napoli Mon Amour, il primo libro a Londra, e ho cominciato a scrivere da Londra il secondo, Giovanissimi, quello che vi ho mostrato. Quindi, beh, si lavorava con l'editore soprattutto attraverso mail, telefonate, non ci siamo visti tante volte di persona, purtroppo, perché comunque c'era questa cosa qui del vivere in due posti molto diversi tra loro. Che dire, io non so bene come funziona con altri editori, sono una persona tendenzialmente abitudinaria, quindi sto bene con il mio perché andare altrove, sto bene con il mio perché tutti i consigli che mi provengono da NN non sono sempre consigli dati in buona fede, cioè quel che ti dicono è boh, se proviamo a sviscerare di più questa cosa qui, questo punto qui o questo personaggio qui, il romanzo funziona di più, ma non in termini, ecco, di copie vendute, ma in termini di valore dell'opera, cioè è un po' strano di chiamarla dell'opera, però vabbè. E quindi c'è un rapporto di pressoché totale fiducia. Io so che quando mi dicono qualcosa me lo stanno dicendo per migliorare quel che ho fatto. Ed è secondo me una cosa molto, come dire, giusta, perché uno ci passa così tanto tempo da sé, cioè da solo sopra, che forse entra pure un po' in un loop dal quale non riesce a uscire. E il fatto che a un certo punto subentri un'altra persona che ha necessariamente delle idee diverse dalle tue, perché non si è fatta tutto il percorso assieme a te, ti mette in luce delle cose che magari tu non ci avevi proprio fatto caso. Ecco. Giovanissimi, come vi dicevo, io ho cominciato a scriverlo che stavo a Londra. Ed era un racconto inizialmente che ho scritto un bel po' di anni fa e che, a dire il vero, ho riletto ieri sera ed è anche piuttosto brutto. Giovanissimi tratta delle avventure o delle disavventure di questo gruppo di adolescenti, in particolar modo del suo protagonista che si chiama, per gli amici, Marocco, e che vive a Soccavo, che è una periferia di Napoli. Vive da solo con il padre perché la madre li ha abbandonati. E quindi per arrivare alla prima stesura ci ho messo un anno e mezzo, e per completarlo del tutto quasi 3, perché in quel periodo lì lavoravo e scrivevo nei giorni liberi, e quindi era veramente un correre dietro alle idee, alle sensazioni che uno gli venivano mentre faceva altro, e poi me le segnavo sulle note del telefonino e poi quando avevo la possibilità di stare a casa le scrivevo. E quindi fisicamente è stato molto stressante perché comunque voleva dire fare praticamente due lavori full time contemporaneamente. Ed è stato anche particolare lavorarci perché è un romanzo che io
ho avuto la possibilità, cioè che ho riletto mentre lo scrivevo due volte, una volta a metà, dopo più o meno un anno che l'avevo cominciato, e una volta, cioè subito dopo averlo finito, quindi senza mai andare a vedere un po' quel che stava accadendo. E questo, cioè non so, io non consiglierei mai a nessuno di lavorare in questo modo qua, perché già uno ha veramente, secondo me, poco controllo sulle cose che sta scrivendo, ma in questo modo qui non ne ha proprio nessuno. E quindi una volta finito, quando ho ripreso a lavorarci, sono letteralmente impazzito. Tant'è che negli ultimi 40 giorni, che poi ero ritornato in Italia perché mi serviva il tempo necessario per finire di revisionarlo, negli ultimi 40 giorni l'ho revisionato 30 volte. E i temi di giovanissimi per me sono soprattutto l'adolescenza e le periferie, perché l'adolescenza è quell'età che ci rende un po' più o meno tutti quanti simili. Diventiamo gli adulti che siamo, ma da adolescenti siamo tutti quanti un po' uguali, un po' riottosi, un po' in cerca di quella che è la nostra vera personalità, che non deve necessariamente assomigliare a quella dei nostri genitori, o alla ricerca di un nuovo lifestyle, che non deve essere per forza quello che abbiamo appreso all'interno della nostra casa. E poi il tema delle periferie, perché in tutta sincerità non sono un gran fan di come vengono raccontate, tanto al cinema, tanto nei libri, e quindi volevo provare a dire la mia, cioè nel senso di dare una struttura sentimentale, psicologica delle persone abitanti delle periferie, che molto spesso vengono invece descritte come monodimensionali, come se fossero nemmeno dei personaggi, ma proprio dei pupazzi. È stato un libro che ha richiesto veramente molto tempo e molto sforzo, diciamola così, e che io reputo anche come una sorta di, cioè non di continuazione del primo libro, perché in realtà sono due storie assolutamente indipendenti tra loro. Si può vivere bene leggendone solo una o non leggendone affatto. Però mentre il protagonista di Napoli Mon Amour era un trentenne di questi anni qui, con giovanissimi, mi sono andato un po' a chiedere com'è che siamo diventati questi trentenni, perché il protagonista di giovanissimi ha 14 anni sul finire degli anni 90, e quindi mi sembrava di costruire quasi, no, un percorso, proprio un collegamento tra i due. Quel che io ho scoperto attraverso giovanissimi è il fatto che le vite degli altri entrano nella tua in maniera pressoché totale. Cioè, io Napoli Mon Amour l'ho scritto che era una persona molto, credo, solitaria, mentre giovanissimi l'ho scritto che ero circondato da persone, perché vivevo a Londra, vivevo praticamente in simbiosi con quelli che erano i miei coinquilini e quelli che erano i miei amici. E quindi io credo che giovanissimi sia un romanzo molto più corale del primo, dove ci sono molte più informazioni che riguardano tutti i personaggi, mentre in Napoli Mon Amour è più una sorta di monologo del protagonista che lascia intravedere gli altri. E quindi, non lo so, attraverso giovanissimi credo di aver forse capito di essere una persona più empatica di quanto credevo. Possibili riferimenti letterari non saprei dirne perché quelli che io reputo i due maggiori riferimenti letterari, proprio nella massima sincerità, li ho letti o riletti che giovanissimi l'avevo già cominciato, quindi sono stati più una sorta di test riguardo quello che stavo facendo, cioè nel senso, ok, ci hanno già provato, quindi non sono completamente impazzito, non ancora. I due riferimenti credo siano Pinocchio, perché ci sono veramente un sacco di punti in comune nella trama, ed era, almeno a detta di mia madre, la mia storia preferita da bambino, che però non vedevo, non rileggevo da quando ero bambino, e quindi molte cose le avevo, cioè ovviamente sapevo di cosa si trattava, però molte cose mi erano andate un po' perse. E invece l'ho riletto mentre scrivevo giovanissimi, e sono proprio rimasto stupito di quanto una cosa che faceva assolutamente parte della tua quotidianità da bambino, in realtà ecco, ne fa parte anche quando sei oramai un adulto. E l'altro forse riferimento è Carlo Cassola, che ho letto per la prima volta, che avevo già cominciato giovanissimi, e me ne sono proprio assolutamente innamorato leggendo praticamente tutto quello che è stato pubblicato di suo.
Cioè, ce ne sono veramente tanti di libri di Carlo Cassola che mi hanno influenzato. Non lo so, che mi hanno fatto capire che poteva essere, ecco, stavo percorrendo forse una strada giusta. Fausto e Anna, cioè, proprio tantissimi. Forse quello che più mi ha entusiasmato riguardo quelle le cose che stavo scrivendo è La ragazza di Bubbe. Ma perché? Perché a differenza degli altri romanzi di Cassola, che secondo me sono molto distruttivi, è uno scrittore assolutamente per certi versi violento rispetto alle cose che fa. Cioè, non, so che non è la prima impressione che ricaviamo leggendo Cassola, ma io lo trovo veramente molto efferato. Invece La ragazza di Bubbe è una storia edificante, no? È un amore che trionfa. Cioè, quando l'ho letto ho pensato, cioè, voglio fare pure io questa cosa qui, voglio pure io scrivere una storia che, nonostante, le tante difficoltà che ci sono all'interno, no? Che i personaggi affrontano, una storia che poi alla fin dei conti è una storia, cioè, non ottimistica, nemmeno felice, sicuramente non consolatoria, ma che lascia intravedere, oltre le tante brutture, un po' di luce. E quindi, boh, questi forse sono stati i riferimenti maggiori. Niente, grazie dell'attenzione.